ti amo quando sono sposo, ti amo quando io sono ubriaco. Buongiorno ragazzi, oggi iniziamo questo vlog direttamente dalla spiaggia. Adesso Eric vi racconterà dove siamo. No, no. No? Dove siamo? A Zambrattia, in Croazia, che è tipo in Istria, tipo non lo so, a un'ora da Trieste. 40 minuti. 40 minuti, un'ora. E vi faccio vedere. È un po' nuvoloso, ma fa caldo. Quest'anno, ragazzi, sono entrata per la prima volta in mare oggi. Non posso filmare tanto per non inquadrare le altre persone, però è molto carino. E qui c'è una specie di bar sulla spiaggia, gelateria, e poi laggiù ci sono altri ristorantini. E noi abbiamo preso appunto l'ombrellone con questi due lettini. Qui è stranissimo perché non sono abituata a cambiare la moneta, e invece qui ci sono le cune. E quindi è stranissimo perché, non lo so, anni fa ero abituata comunque a cambiare i soldi quando ti spostavi, no? Ma adesso, bene o male, che in Europa c'è l'euro, è molto strano avere, non lo so perché, almeno per me. Ve le faccio vedere se li trovo. Eccole. Queste sono le cune croate. 100 cune, 100 cuna, 20 cuna, 20 cune, eccole qua, e queste sono 10 cune, 10 cuna, che valgono tipo, quant'era? 7 cune di un euro. Ah, ok, circa 7 cune sono un euro. Infatti per i due lettini e l'ombrellone abbiamo pagato 80 cune. Allora, siamo venuti qua in questo chioschetto per mangiare qualcosa e io ho preso un toast e poi pommes, che spero siano le patatine fritte, ragazzi. E volevo farvi vedere, vabbè, io ho preso Coca Zero, mi hanno portato Coca Cola normale, ma va bene, se lo vogliamo fa niente. E Eric ha preso questa birra al limone, ragazzi, che ho assaggiato, è quasi decente. Io odio la birra, ma questa diciamo è quasi decente. E poi c'è anche la pesca. No, il pompelmo, la pesca. Pesca mi ispira. Particolare. Pompelmo rosa. Non so se esiste in Italia. Esiste in Italia. Ah, sì? Poi, visto che Eric mi ha detto, ma non prendi un cocktail? Allora ho preso un cocktail e ho preso una piña colada, che mi sembrava adatta a questa vista, ragazzi. E poi abbiamo preso anche le patatine e eccoli qua, il toast. Effettivamente erano patatine, ragazzi. C'è un vento fortissimo adesso, comunque ci sono anche le onde. Comunque ci siamo rifatti il bagno e adesso in realtà mi sono anche addormentata sotto l'ombrellone, proprio senza ritegno. Ma ieri praticamente ho montato video fino alle 3:30 e oggi mi sono svegliata alle 9:30, quindi ho dormito 6 ore e quindi mi sono fatto un pisolino sotto l'ombrellone. E adesso siamo sempre di fronte, prima eravamo lì in questo chioschetto e adesso dalla spiaggia, quello praticamente non so per là, siamo venuti in questa gelateria. E questo è il menù. Ciao. Ciao. Io di solito prendo la coppa alle fragole quando vado a mangiare una coppa di gelato, però anche quella alle pesche effettivamente. Coppa kiwi. Pizza cup. C'è Nutella. Ci mettono la Nutella su, ragazzi. Raffaello. Ma c'è scritto anche in italiano. Croato, italiano e tedesco. Spaghetti. Una volta prendevo sempre gli spaghetti. Pinocchio, scritto in croato, Pinocchio.
palacinche, che sono tipo le crepe. Cosa prendi? Cioccolato. Io non so. Questo Raffaello occupa, no? Mi ispira. Ok ragazzi, qua non scherzano evidentemente. Guardate quanti Raffaello ho sulla mia coppa. Cioè, io non avevo mai visto una roba del genere. E questa è la coppa cioccolata. La mia è più gigantesca. Beh, no. Mangia anche il 5. Ho messo una scatola di... Sì! Siamo venuti, io non so in che condizioni sono ragazzi, perché ovviamente è dal mare e poi non volevo bagnarmi i capelli perché ho appena fatto la cheratina e come sapete la cheratina viene sciolta, si scioglie con il sale e ho detto a Eric non bagnarmi i capelli e ovviamente mi ha bagnato tutti i capelli. Certo. Prendetevela con lui se avrò i capelli secchi e brutti e tutto. E adesso siamo venuti a mangiare qualcosa. Di solito, detto tra noi, la pizza in Croazia non è proprio tanto buona, però Eric dice che qui la fanno buona. Sì, sì, la fanno buona. Ecco, mi fido, non so se prenderò pizza oppure no. E siamo tipo a 5 minuti da dove eravamo prima, in realtà, tipo la spiaggia è là praticamente. No, no, là. Ovviamente mio stesso l'orientamento di un bradipo in letargo. Ok, comunque, però stavolta ragazzi, nuotare. Mi sono portata dietro, non è Autan, questo è ZZ Protect, però vabbè, sempre stessa cosa è ragazzi. Vuoi? No, non c'è una zanzara. Fidati che a me pungono anche se non le vedi. E vabbè, questo è il menù, vediamo. Ho chiesto un bicchiere di prosecco, mi hanno guardato malissimo quindi. E di là ce l'avevano, sai? Che ne so. Non lo so, c'è un sacco di scelta. Devo dire però che mi sto meravigliando perché tutto quello che c'è scritto in italiano è scritto correttamente. Di solito già quando vai in Slovenia sbagliano tutto, scrivono tipo spaghetti senza la H con una T. Siamo De Andi, no? Ah, a De Andi? Facciamo pubblicità a Andi? Venite a Zambratia. No, però è veramente carino, è comunque molto molto carino. Adesso non posso incontrare la gente, però non è male. E antipasti, che non riesco a vedere la pizza degli altri. Di solito controllo i piatti degli altri per vedere come sono, ma non riesco ad inquadrare e a vedere niente. Grandi? Buono, perché sei croccante. Boh, allora prenderò la pizza. No, ti dico, non mi piace. Vogliamo le pizze ragazzi, direttamente. Dopo ovviamente c'è la pizza napoletana ovviamente. No vabbè, non sarà pizza napoletana. Beh, la pizza. Ma baby, normal e family? Mm-hmm. Cioè cosa prendiamo, normal? La pizza. Pizza da una capricciosa. C'è il pomodoro, formaggio magari dico di mettere... Mozzarella. Pomodoro, il formaggio devo di mettere la mozzarella, prosciutto cotto, sempre piccante con ghi, cacio e olive. Ok, per me è già troppi ingredienti. Adesso c'è anche il prosciutto. Margherita, prosciutto. Un errore l'ho trovato, bufala con due F. E beh, anche parmigiana devo dire. Però bravi, dai. Viennese scritto giusto. Bene ragazzi, le pizze sono arrivate. Io alla fine ho preso una Napoli che sarebbe una margherita praticamente con prosciutto crudo e abbiamo chiesto al posto del formaggio di mettere la mozzarella perché qui appunto mettono solo formaggio sulla pizza di norma. E questa è la capricciosa. Sono gigantesche, non so se si capisce. Sono veramente veramente enormi. E questo è il momento in cui Eric si guarda il mio video. Sì, ma... Non perché dovete sapere che quando esce un mio video, lui prima si guarda il video. Ah no,
guarda il video e nel mentre si guarda i commenti. Beh, cerco di rilassarmi e di evaporare un po' tutto il sole, visto che sono modella aragosta. No. Sì, un po' sì, un po' sì. Io ti ho detto di riapplicare la crema, non volevi, e poi ti ho offerto la 50, non la volevi. La 50, meno un po' di sole, insomma. Adesso sei modello aragosta. Modello aragosta. Sì, contento. Hai letto tutti i commenti? Sì, sì, sì. Sì? Sì, sì. Vanno bene? Sì. Ah, ok, ok. Ah, ma è come la storia del Photoshop? Quella foto dove... Dicono che quella foto è photoshoppata. Photoshoppata, è naturale. Ma se mi hai detto dirò anch'io nel video, mi metterò anch'io a dire, così scateno polemiche. No, no. Posso guardare in pace? Ah, scusa! Senti, vuoi che ti metto i piedi in faccia anche in video? No, perché puzzano. Oh, mamma mia! Toh! Basta guardarti sti video! Guarda, tu tutto se lo deve vedere. Bello è che quando sai, quando c'è qualche pezzo che non gli interessa, tipo dove parlo della candela, o tipo sto pezzo adesso che dico dell'app, come modificare i colori, eccetera, salta perché non gliene frega niente. L'hai detto anche tu che non... Sì, l'ho detto anch'io, sì. Non te galba. Ok, Tu dove eri alle 3.24? Aspetta, che giorno? Non so, lavoravo? L'altro ieri, sì. Lavoravo. Anch'io. Guarda che continuano a dirti che sei uguale a Mark Ruffalo. Sì, Mark Ruffalo, modello scampo. Scampo. Ok, è tardissimo, Eric sta già dormendo nel frattempo. Mi sono anche ricordata di non mettere il prodotto Gold, che non mi ricordo mai come si chiama, perché mi avete consigliato in tantissimi di non usarlo in estate per via dell'acido glicolico, perché potrebbe macchiare la pelle. Quindi avete ragione, questa cosa già la sapevo, ma l'ho dimenticata, e quindi non lo sto applicando più, proprio perché appunto comunque uso la crema 50 più sempre, lo sapete, al mare. Ma per sicurezza non lo sto usando più, fino penso a settembre non lo userò più. E mi è spuntato anche un brufoletto nel frattempo. Comunque i gattoni stanno benissimo. Qui c'è gatto Max. Ciao gatto Max, sta mangiando. Non ha tempo per noi, gatto Denver. Oh, amore mio, voi due siete sempre insieme, tu e gatto Max. Sempre insieme voi due. Se c'è lui ci sei anche tu, e se ci sei tu c'è anche lui. Sì, lo so, che bravo, che bravo il mio gattino, tutto bianco lui. Lui è tutto bianco e un poco arancione. Sì, lo so, amore mio, lo so. Tu ti passi per gatto Denver, per gatto Denver. Oddio, quanti baci. E gatta Stellina dov'è? Gatta Stellina, eccola là. Ciao gatta Stellina mia. Ciao, ciao. Gatto Max, gatto Max, gatto Max. Eccoli. Birbanti. Ma guardali. Siete ridicoli voi due. Siete ridicoli voi due gatti. Vabbè, amore mio, amore mio. Comunque, adesso devo andare a nanna in realtà, perché è super tardi, e oltre al fatto di essere super stanca, perché non so come, ma il mare mi stanca, tipo strana questa cosa, ma oltre al fatto che è l'una praticamente, è super super tardi, cioè non per il mio solito in realtà, perché come sapete io di solito filmo anche alle 3 di notte, vedi l'ultimo video, però domani alle 8 vengono i tecnici, viene il tecnico per l'aria condizionata, la sto guardando perché è là sopra, perché praticamente la situazione è peggiorata, cioè avevo già chiamato il tecnico, però la situazione, no ok, pensavo di avere un altro brufolo, la situazione sta peggiorando perché
l'aria che prima era fresca e adesso è quasi a temperatura ambiente, cioè è ancora un po' freschina, però decisamente c'è qualcosa che non va. Quindi in molti mi avete scritto forse bisogna semplicemente pulire, cambiare il filtro, non lo so. Fatto sta che questa è la terza estate che viene utilizzata. Il primo anno quando l'ho comprata l'ho usata molto, devo dire moltissimo. E l'anno dopo io qui non c'ero perché avevo dato in affitto il mio appartamento, quindi non ho la più pallida idea, ma presumo che sia stata usata molto, perché appunto quando l'ho accesa io quasi non, cioè non era più fredda ma soltanto fresca, quindi per forza c'è qualcosa che non va e spero che non sia un intervento molto molto costoso, perché altrimenti mi conviene di più comprarne uno nuovo tipo, e spero che non mi freghino perché in realtà non so assolutamente, non ci capisco nulla, quindi cioè potrebbe essere una cosa da 30 euro così come potrebbe essere una cosa da 300 euro, e io purtroppo non me ne intendo. Quando cioè in questi casi ripenso sempre a quei servizi, penso fossero le Iene, che tipo staccavano, che ne so, staccavano soltanto il tubo dell'acqua dalla lavatrice e poi chiamavano l'idraulico, e c'era questa signora che faceva finta di non capire come mai la lavatrice non funzionasse per testare l'onestà appunto dell'idraulico, e penso abbiano fatto la stessa cosa comunque anche con elettricisti eccetera eccetera. E c'era da stupirsi, non so se vi ricordate, mi sa che erano le Iene, e c'era, o forse Striscia, boh, però c'era da stupirsi veramente sulla percentuale di persone oneste, che purtroppo era molto inferiore rispetto alle persone disoneste. E questo mi fa pensare, ragazzi, veramente, perché se vogliamo che il mondo sia un bel posto, dobbiamo essere noi delle belle persone, perché altrimenti come fai? Cioè sei disonesto, ma ti auguri che gli altri siano onesti con te? Cioè non ha senso sta cosa, boh, comunque vabbè, discorsi, vaneggiamenti vari. E niente, mia family, questo è quanto per il video di oggi. Non so se ho filmato tanto oggi oppure no, perché vi dico la verità, ci siamo, cioè siamo stati proprio una giornata in relax, e ci voleva davvero, in cui non abbiamo fatto praticamente nulla, e quindi c'è poco da vloggare quando Max che gioca con Audrey, lei non vuole, ovviamente lo attacca, e non so se l'avete sentita, ma gli ha soffiato, e quindi cioè, non abbiamo fatto proprio niente, super super relax, quindi c'era poco da vloggare sostanzialmente, a parte che abbiamo, sì, abbiamo mangiato e dormito e nuotato per modo di dire, abbiamo fatto gli scemi in acqua. Comunque questo è quanto, mia family, io vi mando un bacio grandissimo. Ah, e voglio ricordarvi che visto che la scorsa settimana invece che 5 video ne ho caricati 4, perché venerdì scorso ho saltato un video e vi avevo promesso che avrei recuperato questa settimana, quindi assolutamente domani ci sarà un nuovo video, anche se è sabato, ma un nuovo video per voi, ok, che molto probabilmente sarà quello sulla legge dell'attrazione, quindi non fatevi scappare il video eccezionalmente di sabato anche questa settimana, perché voglio sempre caricarne 5 di video a settimana, quindi se magari una settimana non riesco, la settimana dopo recupero, ok? Quindi spero vi faccia piacere, e niente, bacio grande e ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao mia family, vi voglio bene, ciao.